4 ingredienti e praticamente zero preparazioni. Questa non è magia, signore e signori, è la farinata. Buon appetito! Cominciamo dalla farina di ceci, la mettiamo in una ciotola, formiamo un buco al centro e aggiungiamo l'acqua. Mescoliamo bene per sciogliere tutti i grumi e una volta che la pastella risulta bella liscia, la copriamo e la lasciamo riposare per almeno 6 ore, meglio ancora per tutta la notte. Ovviamente se il tempo di riposo dovesse prolungarsi ti consiglio di tenerla in frigo. Questo passaggio è importante per la buona riuscita della ricetta come vuole la tradizione. Infatti i ceci, seppur ridotti in farina, sono comunque un legume secco e come tale ha bisogno di essere idratato. Durante il tempo di riposo potrebbe essersi formata sulla superficie una schiumetta e noi la andiamo a rimuovere con una schiumarola. La farina si è sedimentata sul fondo, quindi vado a mescolare per uniformare la pastella e aggiungo olio e sale. Basta, non dobbiamo fare nient'altro. Possiamo passare alla cottura della farinata. Tradizionalmente si utilizza una teglia come questa, cioè di alluminio e di forma rotonda. Con queste dosi ne otterremo 3 di questo tipo. Andiamo a ungere molto bene il fondo, aiutandoci anche con un pennello. In alternativa potete naturalmente anche utilizzare una teglia più grande di forma rettangolare, addirittura la leccarda, in quel caso vi consiglio la carta forno sul fondo per evitare che si attacchi. Aggiungiamo la nostra pastella, con una forchetta andiamo ad emulsionare un pochino in questo modo per evitare chiazze d'olio e cuociamo la farinata sulla base del forno in modalità statica a 250 gradi per i primi 10 minuti, un po' come se fosse una cottura nel forno a legna. Dopodiché la spostiamo nel ripiano medio e proseguiamo per altri 10 o 15 minuti fino a ottenere la crosticina dorata. Ed ecco qua la nostra farinata da gustare calda con una macinata di pepe a piacere. E dalle mie parti lo sapete come si mangia? Così, dentro una bella focaccina tonda. Buon appetito!